Ma mi approccio sicuramente come mi sono sempre approcciato a tutte le cose, con il massimo impegno, cercando di essere più umile possibile per capire e cercare veramente di fare un percorso importante per lo sport a Prato, per lo sport e per quello che poi è tutto il mondo che ne deriva, cioè tutte le strutture sportive. Lavorare perché fra 5 anni ci possa essere una situazione un attimino più migliore di quella da adesso per le società sportive e per chi pratica sport sul nostro territorio. Le priorità sono tante, le priorità a livello sportivo, il sindaco in campagna elettorale ha anche dato sicuramente. La piscina olimpica Aiolo è una priorità perché via Roma d'inverno è veramente un problema. Tutte le volte che c'è un allerta meteo, ovviamente stiamo tutti col fiato sospeso perché il pallone è quello che è in queste condizioni e sicuramente non è una situazione ottimale. Per fare sport dove veramente girano tanti tanti atleti e tante persone, che sicuramente questa sarà la priorità. Oltretutto data direttamente anche dal sindaco, no? Dai sottoscritti e basta. Ecco, ieri alla Notte delle Stelle il sindaco ha detto non ci sono preclusioni per il Prato, significa che potremmo vedere tornare il Prato, allenarsi e giocare allo stadio Lungo Bisenzio? Ma, vediamo, secondo me, Prato si chiama Prato, poi se l'ha detto il sindaco, se l'ha detto sicuramente il sindaco è sopra me, che poi la squadra di Prato porta il nome della città. Prima o dopo probabilmente dovrà tornare, vediamo le condizioni. E per me in questo momento è presto per dirlo, bisogna parlare, vedere la situazione, vedere se ci sono le condizioni, perché no. Però va visto che ci siano le condizioni, poi ne parlerò con il sindaco e vediamo un attimino.